Dottoressa, il Ministero e il Ministro della Salute Giulia Grillo si è espresso per il non ritiro delle protesi mammarie associate al rischio di BALCL. Questa notizia è l'inizio della storia o è la fine? Certamente l'inizio, perché è vero che è un linfoma che adesso è arrivato all'osservazione anche dei media e insomma di tutti i medici, i pazienti, ma è un linfoma per lo più sconosciuto per molti aspetti e di cui quindi ci dobbiamo occupare per capirne meglio proprio le caratteristiche. Sappiamo che insorge in donne portatrici di protesi mammarie. Sappiamo che ricorre più frequentemente in quelle con le protesi testurizzate, ma anche qui i numeri vanno presi un po' con le pinze. Sappiamo anche che in Europa, in Italia in particolare, noi abbiamo impiantato protesi testurizzate per il 95% delle pazienti, quindi è difficile dire se le protesi lisce invece non hanno un impatto o meno, perlomeno in Europa. D'altronde sappiamo anche che ci sono dei casi riportati anche in donne portatrici di protesi lisce negli Stati Uniti. Non in Europa. Anche qui sicuramente c'è una differenza. Sappiamo che l'incidenza negli Stati Uniti rispetto al numero dei casi riportati è sicuramente basso nelle protesi lisce, ma le protesi lisce hanno anche delle altre complicanze, danno contrattura capsulare, quindi spesso le donne vengono operate forse un tempo più breve dal momento dell'impianto. E questo tempo è anche molto importante, perché che un tumore si formi ha bisogno di un tempo. Questo tempo è stimato intorno agli 8-9 anni. Se una donna emette una protesi liscia e viene operata poi dopo 5-6 anni, diciamo, non c'è stato tutto quel tempo per la trasformazione. Quindi questa anche è un'incognita. Non abbiamo dei numeri che sono paragonabili, non abbiamo del tempo che è paragonabile. Quindi non sappiamo se per forza la testurizzazione rispetto alla superficie liscia. D'altro canto, però, possiamo dire che una superficie rugosa rilascia più particelle, quindi questo potrebbe sicuramente aumentare uno stato di infiammazione, che lì già c'è, perché c'è un corpo estraneo, quindi già c'è. E questo forse potrebbe favorire l'insorgenza. Tuttavia c'è da dire che se noi guardiamo il numero delle protesi testurizzate impiantate, il numero di incidenze di questo linfoma, c'è un abisso di differenza. Se fosse solo la testurizzazione avremmo un numero di pazienti con linfoma elevatissimo. Quello che noi pensiamo invece è che ci sia una sorta di predisposizione genetica e quindi una donna piuttosto che un'altra con una protesi magari testurizzata è più probabile che si possa fare questo linfoma rispetto a un'altra donna. Ho visto tantissime capsule periprotesi, faccio un anatomopatologo e quindi le analizzo personalmente e posso dire che ci sono tante capsule periprotesiche piene di un particolato, che sono dei frammentini di silicone, di poliuretano che si vanno a depositare in questa capsula fibrosa. Ma non per questo sono donne che si sono fatte il linfoma, c'è una predisposizione genetica alla base. È proprio su questo che con il Ministero stiamo lavorando. Vogliamo portare a termine un progetto di ricerca proprio volto all'identificazione di quali fattori predisponenti potrebbero in qualche modo mettere più in guardia una donna rispetto a un'altra nell'impiantare la protesi. Quindi, a proposito di Ministero, ecco, finora l'Italia come si è comportata su questa materia? Perché quello che deduco è che la Francia sia in una posizione di isolamento internazionale. Collaboro con il Ministero, diciamo, dal 2014-2015, perché noi abbiamo diagnosticato i nostri primi quattro casi in Italia a partire proprio da fine 2012-2013. Quindi già nel 2015 andammo al Ministero della Salute, per parlare di questo argomento. E infatti venne emanata una prima circolare in cui veniva istituito un registro delle diagnosi di BALCL con l'obbligo di segnalazione di tutti i nuovi casi. Questo ci ha permesso oggi di avere dei numeri, che sono il numeratore. Sicuramente mancano dei numeri certi per il denominatore, cioè quante protesi e quali protesi sono state impiantate. Di conseguenza il Ministero si sta attivando, diciamo, per portare a termine l'altro scopo, quello di appunto iniziare a attivare proprio praticamente il registro protesi. Quindi sicuramente ha fatto delle cose che non vanno assolutamente sottovalutate, perché la prima è stata sicuramente l'FDA nel 2011 a fare un registro di questo tumore, ma
indubbiamente i primi casi erano stati diagnosticati negli Stati Uniti, quindi noi siamo venuti in tempi molto brevi al seguito degli Stati Uniti, quindi non siamo un paese, diciamo, arretrato su questo, anzi siamo stati un paese molto, molto attivo al riguardo, anche da un punto di vista scientifico. Cioè, abbiamo prodotto degli articoli scientifici che hanno contribuito anche alla conoscenza proprio di questa patologia. Perché lei deve sapere che in letteratura scientifica vengono pubblicati tanti articoli, ma molti sono review, vengono chiamate, sono delle revisioni, oppure dei commentari. Ma quello che manca è proprio la pubblicazione scientifica, cioè l'original article, quello che dice questo è un tumore che viene per questo motivo, questo è il meccanismo patogenetico. Quindi è su questo che stiamo lavorando e quindi un ministero che vuole investire in un progetto di ricerca scientifico atto a trovare quelli che sono i meccanismi predisponenti è sicuramente un ministero attivo in tal riguardo.